benvenuti in questo video della giornata. Ragazzi, come vi dicevo, piccolo aperitivo dopo il lavoro. Diciamo cheers. E siamo qua e facciamo un bel cin cin. È una anche reunion su YouTube comunque. Esatto, ma raccontaci di questo posto, dai un po' di consigli ai, insomma, ai turisti se vogliono venire a Verona a farsi un bel aperitivo. L'avevo letteralmente fatto prima di Davvero? Arrivare qua, ma adesso lo rifaccio. Praticamente questo è il Tennis Club Verona, siamo sulle Chioricelle, parte nord di Verona. Ho postazioni di palle e solo quella gente alla fine viene qua per la musichetta e quant'altro. La nostra diletta e sta imparando questa nuova videocamera perché lei è abituata alla sua Sony vecchissima, alla Canon vecchia, no, ma Canon infatti la devo cambiare, io mi prendo sta roba qua. È la tecnologia, ragazzi, negli anni. Io mi ricordo quando iniziai per avere tipo una cosa del genere, uno, come qualità era impossibile, due, per avere una cosa simile dovevo portarmi in giro uno scafandro grosso così, sì, con lo stabilizzatore, non so se ti ricordi, ma quando io mi ricordo, fatto Lovely Land, sì, sì, a voglia, era una roba grossa così che solo quella pesava 9 kg. Ma infatti io, se me lo, cioè, quando guardavo questi vlog, pensavo avesse il suo, la sua praticamente, esatto, telescopio camera, perché lui ha sempre girato con una roba che pesava 50 kg. Ma la svolta. E invece questa è la ma io mi sento assoluta. Male, la voglio anch'io. Quanto spenderesti per questa? Allora, considerando che la mia, che era una Canon, costava sui, secondo me, 500. Costava, no? Sui 500 la tua? Non lo so, non. Questa qua costerà sui, allora, dai 600 agli 800 ai 1000. Allora, qualità, qua siamo 4K, 60 fotogrammi o 120, puoi fare anche slow motion. Ok. E al buio si vede da Dio, autofocus perfetto, io posso letteralmente dire, ah, adesso basta, io mi metto a cucinare, faccio le mie cose, lui mi segue. Oppure lo disattivo. Ecco. Ma tra l'altro questa è una sorta di reunion, perché io credo che noi siamo stati i primi, cioè lui sicuramente è stato il primo, secondo me, youtuber di Verona, cioè Verona, almeno Verona Centro. E tu sei la più grossa, stai dicendo, io sono il primo. No, io non sono la più grossa per niente, io sono semplicemente stata introdotta anche sul tuo canale. Noi avevamo fatto la American Food American Challenge. Ma sai che non so se te l'ho girato o meno. Fatto. Non so se di recente te l'ho girato o meno, ma mi era comparso su YouTube il video dove io ti truccavo. Mi sento male. Vado prima io? Sì, dai, guardami. Oh mio Dio, ragazzi, io... Oh. Oddio, sono stata... Sono carina. Ma sono stata strabrava, però. Sì. È sul mento o no? Sì, cioè, fino qua. Ma io non so che... Io non so se ho archiviato tanta roba. No, è impossibile. Ma me lo ricordo. Abbiamo fatto quello, abbiamo fatto l'American... Candy snacks, bla bla bla. Oddio, che avevo portato dall'America. L'Arizona, me l'hai fatto assaggiare tu? Oddio, l'hai per la prima volta. Sì, l'Arizona, che buono. Ma è vero che anche qua c'è il workout, potrei venire domani mattina. Vabbè ragazzi, World Reunion, bellissimo. E come ti senti in questa nuovo chapter di YouTube? Allora, io me la sto vivendo molto bene, perché... Me la sto vivendo molto bene, facciamo così la piccola intervistina. Ma sì, ti prego, fammi fare il mio lavoro. Esatto, allora, adesso si sarà, mi sta connesso, sì, ok. Io me la sto vivendo molto bene perché appunto non mi dedica tanto tempo. Cioè io non volevo fare le cose in funzione dei video, ma volevo fare il video in funzione del mio... No, aspetta. Vabbè, io... Allora, io faccio la mia vita e la registro, semplicemente. Non faccio le cose in funzione del video. Giusto. Semplicemente questo. Sì, sì, e quindi non è per niente stressante, perché non devo stare a pensare lì, ok, oggi che contenuti faccio. No, io mi faccio la mia vita, ho detto fino all'inizio. Sì, sì, cioè, you're now a vlogger. Esatto. You're now a vlogger. Esatto, esatto. E quindi è una cosa che non mi dedica tanto tempo e soprattutto mentale, perché comunque ragazzi ho il lavoro full time, certo, che mi dedica, poi ho i video freelancing che mi capita ancora, se ci aggiungiamo anche questo io infatti non ci sto dietro se diventa complicato. Ah, è la cosa fondamentale che riesce a fare andare avanti la baracca è che io mi tengo un buffer di una settimana. Ok. Cioè il video di oggi uscirà tra una settimana. Mm-hmm. Cosa vuol dire? Se oggi non riesco a editare questo, o domani o dopodomani, perché ho, non so, sono sbronzo per mm-hmm. qualche ragione, io magari mercoledì mi faccio 2 ore al computer, edito 5 video e certo, sono a posto. Giusto. E non devo stare
Party hard here. Si vola. Vabbè, si ragazzi, vola. È stato un piacere ritornare esatto. Qui. Ovviamente se ci vedremo prossimamente, per forza. E come al solito mettete mi piace, commentate, attivate la campanella, no, iscrivetevi al canale. E ovviamente, lo devo dire io perché è molto cringe, se no. E ovviamente prima di salutarvi mi raccomando, seguite questo ragazzo perché è pieno di talento, lasciate un like, un commento, diteci se siete mai venuti a Verona, se siete mai venuti al tennis e se ci volete venire facciamo un aperitivo tutti insieme. Esatto, mamma mia. Comunque ragazzi, un po' che non mi facevo una passeggiata la sera, potete guardare i vlog vecchi per capire, sarà qualche settimana alla fine, qualche settimana tra una cosa e l'altra, non riesco mai a farmi passeggiate, mi manca sinceramente. Comunque, detto questo, non riesco neanche mai a farmi delle chiacchierate un pochino con voi, mi verrebbe da dire al chiaro di luna, ma non so dove sia, al chiaro di faro, al chiaro di lampione. Come dicevo, passeggiatina con l'Anelli, lei è molto felice che alla fine si fa. Guarda lì. Adesso andiamo in zona uni, che c'è Giulio che ci sta aspettando e vediamo un po' come la situa. Questo è il test per l'Anelli, perché lei è sempre spaventata di questo posto qua, di questo punto. Però ora sa che non può tirare perché sennò si strozza. Giulio. No, però è un raspeghino ogni tanto. Allora signori, è 1:30, mi sa, 1:20. Sì. Serata molto tranquilla e apparentemente l'Anelli è un mezzo ottimo per rimorchiare, solo che non funziona perché fanno solo dal cane, nessuno fanno, si caga, no, il padrone. Il nome Nelly è un po' troppo difficile da capire, quindi se hai preso almeno un drink non riesci a capire se è Nelly, Belly, Helly. Mamma Trendy. Mia, queste due ragazze non capivano un cazzo. Cioè, come si chiama? Nelly, Belly, Nelly, Delly, Kelly, Helly. Vabbè. E niente, adesso passeggiatina a casa, perché ovviamente siamo a piedi. Così la Nelly va a letto, vediamo se ci sente. Mamma mia. Nelly? Nelly? Andiamo a letto? Andiamo? Si va? Bello, non vuole andare a letto. Niente raga, mi sto facendo appunto la passeggiatina serale con la Nelly, che non penso che sia molto felice della cosa, perché continua. Dai, su, andiamo! Perché lei poverina penso sia stanchina, ha provato a dormire più volte stasera, ma è ovviamente senza successo perché io la tiro. E visto che appunto è un po' che non faccio passeggiatine, stasera dovevo proprio farla sporca. Penso di dovermi tagliare i capelli perché sono un po'. Oh, vabbè.